modo hai parlato di questa questione che volevi mantenere quel silenzio e tenerla sempre vita per sempre. Si è arrivato ad un passo importante che è stato quello della rottura della lombare di Repens, che oggi sta in qualche modo collegato il movimento di Emanuele con quella sepoltura. Stanno facendo adesso tuttora di analisi di quello. Sarà stato un passo importante per non restare nel dubbio. Io adesso, in questi giorni, ho lanciato una nuova petizione perché ho capito che se oggi una persona non riesce a avere altro, tante persone possono, di migliaia di persone, possono arrivare alle orecchie di chi troppo spesso non vuole ascoltare. E questa volta la petizione è indirizzata al segretario di Stato, Cardinale Francesco Bertone, anche perché quando sono andato con il XVI, l'altra volta, con la petizione, il segretario mi disse perché a Papa di questa cosa si è dovuto fare la segreteria di Stato. E quindi rivolgo a loro questa petizione. Loro negli ultimi tempi mi hanno sempre detto siamo pronti a collaborare, siamo pronti a collaborare, abbiamo collaborato, cosa che non c'è mai stato. Io ricordo il Vaticano, che ormai è una cittadina vaticana, il Vaticano ha sempre considerato una seconda famiglia per me. E loro mi hanno sempre detto che hanno collaborato, ma non hanno mai collaborato. E c'è un esempio che ve lo voglio dire perché è successo 2 mesi fa. Dopo 29 anni, almeno 29 anni, 29 anni, 2 mesi fa, mia moglie lavora in Vaticano. Venne lei ha una foto come tutti sulla scrivania, la foto che mi porto in casa, la foto di Emanuele Angelo. Bene, è stato un posto di togliere quella fotografia. Gli hanno detto chiaramente neanche non mi ha fatto Emanuele Angelo. Ha detto devi togliere la foto di sua cognata dalla scrivania. E mi ha detto perché? E la risposta è stata, secondo me, ancora più grande, perché ero sicuro di portare fastidio. Cioè, può dare fastidio alla foto di una bambina che è stata la vita 29 anni fa. Questo fa capire la volontà da parte del Vaticano di arrivare a far emergere la verità. A me personalmente ha avuto più fastidio, perché io sono sempre Vaticano, a incontrare un signor Vergara, che è una persona che è in me indagato attualmente per il sequestro di una cittadina vaticana. E lui sta tranquillamente in Vaticano, passa dal nostro ospedale della banca, dalla farmacia vaticana. E nessuno si domanda, nessuno ha un'inchiesta interna che arriva a questa persona per quale motivo è indagata. Mi dà molto più fastidio incontrare persone, incontro di persone che sono state accusate di aver coperto centinaia e centinaia di sessuali sotto i numeri. Parlo del cardinale Lowe, che è stato cacciato dal Boston per questo motivo, poi è stato portato a braccia aperte, è diventato arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore. Queste cose mi danno fastidio, non la fotografia di una bambina, che è stata soltanto vittima di un sistema, di un sistema che gli ha negato la libertà di scegliere della propria vita. E questo sistema io lo dico tranquillamente perché non posso responsabile, ma sicuramente è il sistema che ha buttato tanti anni la verità sulla sorte di mia sorella, perché non è purtroppo un tassello di questo sistema. È un sistema che lega la massoneria, lo Stato Vaticano, lo Stato italiano, la mafia. Sono questi purtroppo adesso. Se ho ancora un minuto vorrei leggervi la petizione, perché io spero nel sostegno di tante persone che mi hanno sostenuto l'altra volta. Al cardinale Francesco Bertone, segretario di Stato di Papa Benedetto XVI. Eminenza, il gradimento della cittadina vaticana Emanuele Amandi, avvenuto nel lontano 1983, ha gettato ombre tutti sul comportamento del Vaticano, che nel corso di questi 3 decenni non ha avuto il coraggio di abbattere quel muro di silenzio di umiltà che è intorno a questa vicenda. Lo Stato Vaticano ha da sempre rinunciato alla ricerca di una sua innocente cittadina, suscitando lo sdegno di tantissime persone e di tutti quei sacerdoti che ogni giorno si impegnano perché la vita dei più deboli venga rispettata. È l'ora di un segnale forte di cambiamento e chiediamo pertanto di adoperarsi affinché venga aperta un'indagine interna allo Stato Vaticano sul sequestro di Emanuele Orlandi, con la conseguente istituzione di una commissione cardinalizia d'inchiesta che si impegni con onestà e volontà a far emergere la verità su questa vergognosa e disumana storia. Che il sacrificio di Emanuele, viva o morta che sia, il perenne martirio di una famiglia, servono ad un profondo e radicale cambiamento nelle coscienze di chi, ai vertici delle gerarchie ecclesiastiche, sta portando questa Chiesa sempre più lontana dall'insegnamento di Gesù. Per aderire a questa...
descrizione, basta andare su un sito che ho creato apposta, è www.manuelacorlanti.it. La volta scorsa ho scritto le mail, ma era più complicato, riuscire a gestire 80.000 euro. Mi hanno aiutato